E eccoci qua di nuovo su MXGP, sono Matteo di quelli dall'R Mosha e oggi quindi siamo in un nuovo appuntamento con questo gioco di motocross. Andiamo alla prossima tappa. Nella scorsa gara non ricordo bene, forse eravamo arrivati quinti e terzi, terzi e quinti, sì. Terzi e quinti mi sembra, o terzi e quarti, non mi ricordo bene, comunque avevamo portato a casa punti importanti. E adesso si va da Gueda. Le opzioni sono sempre le stesse. Ah, questa qua era la prima gara che abbiamo fatto come wild card. Ah, allora un pochino me la ricordo. Sì, eh. Aia, oddio, dov'è finito? Ah! Ok, bruttissimo primo giro. Adesso dobbiamo subito rifarci. È quasi 18 secondi, quindi. Bene. Dodicesimi a 4 secondi e 2. Allora, tutto pronto per gara 1. Scegliamo questa casella. Ingegnere, tutto pronto. Pronti, partenza, via. Si parte, si parte, si parte, attenzione. Dobbiamo fare una grande gara, evitare cadute. Oddio, mi sa che era Lupin, infatti era Lupin. Poverino, mi dispiace. Oh mio Dio, non vedevo la pista. Cold enough. No! Ma che bastardo. Charlie, adesso vedite. Faccio un'entrata. Ma che entrata, tutto interno. Ma no, ma dai, mi è salito addosso Tonkov. Ma porca miseria. Non ci siamo, ragazzi. Non ci siamo. Qua deve partire come nella scorsa gara il rimontone cannibalesco. Altrimenti qua non ce la facciamo. Ehi, baby, bye, booby, bye, Dubai. Sì, ma spostati. No, ma dai, ma che stronzo. Madonna, sono riuscito ad entrare. Tix era 3 secondi, dobbiamo recuperare. Dai, 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 dai. Il numero 97, parte adesso la rimonta. Dai, dai, cannibale. Non vedo la vittoria da due gare, se non sbaglio. Mi sa che qua è difficile oggi, ma noi ci crediamo comunque. Non è una nostra pista questa. Incidente di Petrov. È difficile oggi, ragazzi. Mi sa che come massimo possiamo arrivare alla quinta posizione, perché poi ci sono altri secondi da recuperare. Buonissima questa. Questa l'ho fatta davvero bene. Devo subito liberarmi di questi. Tixier e non ho visto chi. Tonkov, quello che si è appoggiato su di me prima. Porca qua, cosa ho rischiato. Dai, dai, dai. Ma non si vedono neanche gli altri.
adesso li ho visti, ma sono lontani. Guarda dove sono. Peccato perché perdiamo punti su Koldenov. Peccato perché un pochino ci avviciniamo, però oramai è quasi finita. Guarda qua come ci siamo avvicinati, ma oramai là c'è il traguardo. Koldenov è davanti a noi. Va a vincere Ferrero Rocher. E il Cannibale arriva a quinto, comunque una buona posizione, non male. Buona rimonta. Quindi ragazzi, è tutto pronto per gara 2. Andiamo, andiamo e andiamo. Partiti a bomba. No, ma dai, Monticelli, ma è la millesima volta che ci scontriamo noi due. Di nuovo tutto in rimonta, ragazzi. È un casino all'inizio, un casino immane, non si capisce niente. Appunto, non si capisce niente. Mi sono proprio ammazzato in quel punto. Tonkov, che c***o fai? Monticelli si è di nuovo ammazzato. Andiamo davanti ai bye, baby bye, come cavolo si chiama. Koldenov, basta, adesso Koldenov bisogna buttarlo a terra. Cercando di non andare noi a terra, mannaggia. Dai, devo superarli tutti. Se no quelli là, guarda dove sono, figlio. Ecco, questa è il nostro salto. Guardate qua quanto recuperiamo. Guarda, cioè, usciamo non so come. Siamo dietro Tixier, in ottava posizione. Koldenov è dietro di noi. Tixier, mannaggia te. Dai, 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 dai. Oh mio Dio, ragazzi, questa parte la odio, non riusciamo a fare niente. C'è una bella battaglia dietro di me tra Del Segato e Lieber. Cannibale in questo pezzo non è forte. Ecco, tipo da questo pezzo in poi andiamo. Petrov a terra. Madonna santa. Oh mio Dio. Lupin è terzo, mannaggia quel ladro. Abbiamo davanti Charlier a poco più di 2 secondi. Ecco, questa è la nostra curva. Caduta di Pocock. Mannaggia a te, porca miseria. Pocock! Dai, ma porca miseria, ma lo fanno apposta. Charlier davanti a noi, ragazzi. Peccato che alla... Ma perché non sto zitto? Stavo dicendo... Peccato che alla prima curva cadiamo sempre. S-
se riuscissimo a non cadere, cioè potrei anche giocarmi la vittoria, ma c'è qualche bastardo che si appoggia sempre a noi o noi che ci appoggiamo a qualche bastardo. Madonna. Peccato che è lì il podio, cavolo. Sono tutti lì, cavolo. Incidente di Petrov. Dai, io ci credo, io ci credo. Però ne dovrei sorpassare due. Oh, ci stiamo avvicinando tantissimo. 3 secondi, abbiamo recuperato più di un secondo. No, ecco qua. Ho fatto la cavolata. Purtroppo un altro quinto posto. Eravamo arrivati quinti, sì, mi sembra di sì. Va a vincere di nuovo Ferrero Rocher, che oggi sta facendo non so che cosa. Purtroppo il cannibale non è più quello del Qatar, ma comunque si porta a casa punti importanti. Adesso ho paura che però ci sia qualche problema in classifica, perché Ferrero Rocher qua prende punteggio pieno. Ah no, in classifica siamo sempre davanti noi a più 15 da Koldenov. Buono, dai. Allora, qua abbiamo un piccolo problema. Ci dice: vedi offerto, resta nel team. Non lo so. Ma questa qua è una donna? Cioè, sinceramente io resterei anche questo qua. Siamo in questo. Se mi davano la moto di Ferrero Rocher la prendevo. Con lui è una fantastica cosa. Dézalle conquista il Portogallo, guadagna 47 punti. Bla bla bla. Ferrero Rocher con 50 punti. Alle sue spalle Anstey e Charlier. Io quindi vi saluto qua. Finisce un nuovo appuntamento. Guardate gli altri. Ciao ciao. Stavo per ammazzare Ferrero Rocher. Attenzione che parte qua la rimonta annibalesca. Oh,